Con le demolizioni nell'area ex Palazzetti a Ponte San Giovanni entra nel vivo la realizzazione del Pinca 1 della Regione Umbria del Comune di Perugia. Il programma prevede la riqualificazione dell'ex Palazzetti, la valorizzazione delle aree archeologiche dei Volumni e Palazzone, l'impianto fotovoltaico ed il recupero dell'area ex De Megni. Ater Umbria, azienda territoriale per l'edilizia residenziale, è il soggetto attuatore. Un momento importante in occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie, perché si interviene in un complesso che era stato posto sotto sequestro perché acquistato da presunti affiliati ad alcuni clan dei casalesi. Un simbolo del tentativo di infiltrazioni in Umbria, al posto del quale sarà realizzato un quartiere ecosostenibile e completamente riqualificato. Ecco, finalmente si entra nel vivo di quello che da anni in Ater e con la collaborazione di Regione e del Comune di Perugia abbiamo progettato e portato avanti. Iniziano dunque le demolizioni di un complesso immobiliare con una fama non positiva a Perugia e in tutta l'Umbria. La riqualificazione sarà importante, l'intervento sarà innovativo e il senso profondo di questa operazione è quello di creare un nuovo spazio finalmente ricucito alla realtà urbana in modo tale da garantire, così come vuole il progetto complessivo dei Pinqua, una nuova qualità dell'abitare. I residenti troveranno quindi non solo alloggi, ma anche spazi comuni, servizi in una nuova area funzionalizzata che oltre a essere progettata e realizzata secondo standard attuali di alta efficienza energetica, consentirà anche di avere un intorno piacevole da vedere, piacevole da vivere, piacevole da abitare. L'amministrazione regionale tiene talmente in considerazione questo problema, il quartiere di Ponte San Giovanni, che non solo oggi tramite l'ATER, braccio operativo, va alla demolizione di edifici che non si sarebbero mai dovuti costruire. Ma lo ricordo, abbiamo aperto la tratta Ponte San Giovanni-Sant'Anna dell'FCU, riapriamo l'intera FCU, ma andiamo a, speriamo, abbiamo predisposto il progetto del nodino e tra pochi giorni avremo il progetto già finanziato per la stazione aeroporto, che sarà l'antenna fondamentale per una metropolitana di superficie con Ellera per ridurre il traffico. E non solo, aggiungo l'ultimo dettaglio, tra pochi giorni cercheremo di chiudere con il Comune di Perugia l'idea richiesta dal Comitato degli abitanti di Ponte San Giovanni per andare a riqualificare il parcheggio della stazione, che è utile non solo per i viaggiatori ma per l'intero abitato. Un programma estremamente complesso, credo una visione veramente strategica che stiamo dimostrando non con i convegni come avveniva una volta ma con i fatti estremamente concreti.